Grazie. Allora, intervengo brevemente su, insomma, su questo provvedimento che di fatto è l'ultimo, insomma, per questa consiliatura, l'ultimo documento unico di programmazione che nel corso di questi anni abbiamo, insomma, abbiamo trattato, abbiamo esaminato. Allora, prima di tutto volevo concentrarmi sull'intervento dell'assessore Lemmetti che prima di tutto voglio ringraziare insomma, per la presenza, anche perché l'attività che poi riguarda, insomma, il documento unico di programmazione, le delibere collegate, il bilancio di previsione è sempre comunque un tema certamente insomma, di competenza poi dell'assessore al bilancio, ma ha un impatto trasversale poi su tutte le materie, quindi è un documento comunque politico importante che riguarda tutti i settori, tutte le commissioni, tutti i dipartimenti, i municipi, insomma, e quindi tutti gli ambiti tematici che sono oggetto di intervento della città. E proprio su questo volevo fare prima di tutto una riflessione sul metodo. Io ricordo, insomma, i primi documenti, i primi DUP che abbiamo approvato in aula e devo, insomma, dal mio punto di vista voglio anche ringraziare e dare atto dell'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni. Anche prima, insomma, la collega Montella citava alcuni elementi, alcuni dati, però bisogna dare sicuramente dal mio punto di vista atto che questo documento è andato, insomma, ad affinarsi nel corso degli anni, e questo sicuramente grazie da una parte sia all'intervento, insomma, della presenza dell'assessorato al bilancio, ma anche molto. E questo l'ho potuto, insomma, vedere io stesso, insomma, anche da parte della ragioneria, da parte degli uffici, e quindi da questo punto di vista io credo che sia giusto riconoscerlo, perché comunque un documento che poi resta alla città, quindi certamente su alcuni contenuti poi ciascuna forza politica va a rilevare, no? Che magari è carente in un aspetto o in un altro, però ecco, fermandomi un secondo sul metodo, è un documento importante, è il documento centrale, e anche quest'anno vediamo che nella sua struttura, il suo orizzonte appunto triennale, con le precisazioni, insomma, di quelli che dovrebbero essere gli indicatori di riferimento, gli indici di riferimento, insomma, certamente c'è stato un passo in avanti su questo, e quindi, insomma, dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, quindi su questo sicuramente possiamo avere un elemento, insomma, positivo. Entrando poi nel merito di alcuni aspetti, senza togliere tempo poi al dibattito, perché volevo successivamente intervenire, avendo presentato qualche provvedimento. Qualche giorno fa abbiamo approvato anche una delibera in assemblea che riguardava la modificazione di un regolamento con gli strumenti di partecipazione, la quale poi era emerso nel corso del dibattito la necessità di dover essere integrato, insomma, con ulteriori indirizzi. Ecco, visto che il documento unico di programmazione è comunque il documento che insieme agli obiettivi operativi va a formulare una serie di indirizzi su quella che è l'attività, no? Che l'ente dovrà mettere in campo nel 2021, 2022 e 2023. Infatti c'era stata anche un impegno, insomma, direttamente anche da parte mia per presentare questo tipo di atto che riguardava sulle petizioni elettroniche, dovrebbe essere l'ordine del giorno numero 3, e quindi, insomma, è stato presentato e quindi può essere visto anche dagli altri colleghi, insomma, e degli altri consiglieri dell'Assemblea, per chi lo vorrà comunque firmare, perché andava un po' in continuità alla discussione che abbiamo fatto, era giusto che si proseguisse. Insieme a questo ci sono sicuramente altri aspetti legati, insomma, agli obiettivi sui quali mi volevo concentrare del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, che continuano, diciamo, nel corso degli anni, quindi a portare a un'evoluzione di quelli che sono i sistemi e gli applicativi di democrazia digitale. Anche su questo ci sono stati degli emendamenti che abbiamo, insomma, presentato per cercare anche di coordinare meglio, e come, insomma, tutti gli anni si cerca anche con ordini del giorno e emendamenti di coordinare ulteriormente meglio quelli che sono un po' le deliberazioni, le determinazioni che l'Assemblea
Capitolina ha adottato su questa materia in relazione agli obiettivi, così da rinforzare meglio e qualificare meglio quello che poi è l'attività che gli uffici dovranno portare avanti nel corso insomma, di quest'anno. Al momento insomma, mi fermo qui su questo punto per poi ritornare in seguito, diciamo, nel merito agli altri documenti che sono stati presentati. Grazie.